Siamo nella palestra della FABO a Castelmartini, dove la Larcianese si sta preparando alle fatiche del prossimo campionato. Mister Tognarelli, che squadra avete fatto? Siamo convinti di aver fatto una buona squadra, ora vediamo un attimino, è chiaro che il campo poi darà le sue risposte. Abbiamo cercato di prendere i punti giusti, gli elementi motivati, e questo fa ben sperare, però è prematuro, insomma. Noi ne siamo convinti di aver fatto di aver messo su una buona squadra, da giocare sul campionato con dignità e di fare dei buoni risultati. Quindi il vostro obiettivo è soprattutto la salvezza subito? Questo sia ben chiaro. Noi anche l'anno scorso abbiamo i soliti programmi, la società giustamente ha cercato di mantenere il budget a sua disposizione e noi dobbiamo fare ancora di più per cercare di migliorarci, però insomma l'importante è il primo obiettivo, raggiungerlo nel modo giusto senza andare a rischiare più di tanto, poi vediamo se siamo capaci a fare qualcosa in più. I movimenti di mercato in entrata e in uscita? Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a giocatori importanti come Pardossi, come Tognozzi in primis, ma anche a giovani come Lazzaretti, che abbiamo preferito mandare a maturare in una categoria inferiore, sperando che poi ritorni con veramente le ossa fatte. E gli arrivi, se partiamo dalla difesa, partiamo dal portiere Colombo, un portiere tra i più importanti del nostro girone, che io avevo già avuto a Quarrata e che quest'anno è venuto qui con noi. Poi un ritorno che non è un ritorno perché era a causa di un infortunio, era Matteo Panelli, a cui teniamo molto, speriamo che stia veramente bene, sta già lavorando con la squadra e speriamo che sia veramente un nuovo acquisto. Dopodiché sono arrivati tre giocatori dalla vicina Lamporecchio, e sono Parisi, un esterno d'attacco importante, un 94 Lisci, un giocatore importante, e poi Baldaccini, un giocatore che sicuramente, forte della sua esperienza e forte dei tanti anni che gioca in queste categorie, penso ci faccia comodo. Infine abbiamo Duccio Fioravanti, che dovrebbe essere un po' il metronomo del centrocampo.